Bisogna far parlare loro. Alcune brevi considerazioni. Allora, che cos'è questo libro? È un lessico familiare, quindi classico, insomma, da questo punto di vista. Che cosa comporta questo? Beh, intanto la presenza di vari personaggi che sono sgranati nel tempo e nei luoghi. Dal punto di vista narrativo non è una scelta particolarmente semplice, quindi da questo punto di vista l'autrice va dato proprio il merito. Perché? Perché si rischia di incartare nel sviluppo del libro, diciamo, il lessico e quindi diventa un libro complicato. Allora, per mia natura io amo i libri di narrativa che devono scorrere via come un torrente, quindi l'acqua deve scivolare, insomma. Se ci si ferma, ci si incarta, si deve tornare indietro, da questo punto di vista diventa difficile e complicato. Ecco, quindi questo libro ha questa caratteristica, una caratteristica positiva. Perché? Perché, come dicevo prima, non è semplice costruire un'architettura di vari personaggi e renderli coerenti tra di loro, ma anche gradevoli. E allora, questi personaggi da appassionato di storia, devo dire che mi hanno piuttosto affascinato. Perché? Perché toccano tanti aspetti, però uno in particolare è la guerra. Noi qui abbiamo vissuto una guerra molto dura, molto brutta, diversa rispetto a quello che è successo nel resto di questo paese, tra l'altro durata anche più a lungo rispetto a quelle che erano le date canoniche. Ma per quanto riguarda la storia, qui non si parla della storia con la S maiuscola, ovvero dei generali, delle grandi battaglie, di quelli che sono stati gli episodi eclatanti. Ma parla, a mio avviso, di quella che è la storia vera, cioè la storia vera è quella che noi vediamo oggi in TV, della quale dobbiamo anche prendere con le pinze, perché in guerra, come diceva Eschilo, la verità è la prima vittima. Tra l'altro, lo stesso Churchill diceva che la verità in guerra è così importante che bisogna coprirla di bugie. Quindi capite che quando si guarda un contesto storico non è semplice da considerare. Però attraverso questa lettura, che è quella della gente comune, di come la vive, i problemi quotidiani, e secondo me c'è un bel affresco che mi è piaciuto. Perché? Perché oltre al rischio della vita, perché quando ti arrivano i tedeschi in casa, insomma, posso solo pensare a quali potevano essere i sentimenti, però c'è un altro elemento importante, che è quello della roba, che non è la roba di Verga, intesa come il possesso, ma è la roba intesa come sopravvivenza, cioè il fatto quando ti portano via la vacca, ti portano via la vita. Perché? Perché non sai se riuscirai a passare l'inverno. E quindi da questo punto di vista è una bella lettura, direi anche abbastanza originale da questo punto di vista, perché si tende sempre a guardare gli aspetti storici che sono le macro iniziative. Ma purtroppo la storia è questa, perché è la maggior parte della gente che vive queste esperienze. Poi c'è il rapporto anche con la miseria.